A partire dal 1 aprile 2017, e no, purtroppo non è un pesce d'aprile, TIM smetterà di utilizzare il ciclo di fatturazione basato sul mese solare e comincerà a emettere fatture su un ciclo basato sulle 4 settimane. Quantomeno smetterà di emettere fatture mensili ed emetterà una fattura ogni 8 settimane. Tuttavia, prima che voi mi diciate, ma Grizzly, un mese sono 30 giorni, 4 settimane sono 28 giorni, sì, ok, ci sono un paio di giorni di meno, ma non è una così gran perdita, vi consiglio di prendere una calcolatrice e farvi bene i conti. Se non volete prendere la calcolatrice, non volete farvi bene i conti, aspettate, perché fra poco vi spiegherò tutto quanto. Perché questo è Diario di Viaggio on the road. Sigla! Il ciclo di fatturazione che va sul mese solare dura approssimativamente 30 giorni, in realtà ha una durata differente in base alla durata del mese, ma quello che conta alla fine dell'anno è che sono 12 mesi, quindi quando c'è un canone di, non so, mettiamo 50 euro che si pagano ogni mese, in un anno sono 600 euro, perché sono 50 euro al mese per 12 mesi. Che cosa succede quando il mese di 30 giorni diventa un presunto mese di 4 settimane? Che influenza hanno questi 2 giorni in meno? Un anno è composto di 52 settimane. Se noi dividiamo 52 settimane in cicli di 4, quindi dividiamo 52 per 4, non otteniamo 12 e qualcosa, otteniamo 13. Il che significa che in un anno, a fronte di nessun cambiamento sul servizio, nessuna miglioria del servizio, il servizio resta lo stesso, per lo stesso servizio, ogni anno noi paghiamo un canone in più, un mese in più, completamente morto, perché non abbiamo nessuna funzione aggiuntiva sul nostro servizio. Beh, è vero, se non accettiamo possiamo passare a un altro operatore, ma tanto tutti gli altri operatori comunque sono già passati al ciclo delle 4 settimane anche loro. L'ultimo prima di TIM è stato Fastweb, che aveva detto che non l'avrebbe fatto, e poi l'hanno fatto lo stesso, e già tanto lo si sapeva che l'avrebbero fatto tutti. Io mi chiedo in tutto questo quale voce in capitolo abbiano le autorità di controllo qui in Italia, perché il fatto che tutti gli operatori siano passati allo stesso ciclo di fatturazione personalmente mi fa sospettare enormemente un possibile accordo di cartello. Ad ogni modo, non solo noi in questo modo stiamo donando la 13ª mensilità ai nostri operatori, la cosa che mi manda in bestia è innanzitutto questo, il fatto che adesso noi abbiamo questo aumento dell'8,33% sul costo annuale, che è un aumento abbastanza sensibile soprattutto per una famiglia che vive di pensione, in cui magari ci sono dei giovani che hanno difficoltà sul lavoro. Dover tirare fuori un canone aggiuntivo ogni anno, a fronte di nessuna variazione sul servizio, il servizio è lo stesso che hai avuto sino ad oggi, semplicemente lo paghi l'8,33% in più, secondo me è una cosa allucinante. Vengono cambiati i contratti in corso di esistenza, io mi chiedo, chi ha fatto un contratto che oltre al servizio di telefonia prevede anche l'acquisto di un apparato, per esempio di uno smartphone o di un tablet, con un finanziamento? Il contratto di finanziamento è a parte, è indipendente da quello telefonico, ma che cosa succede nel momento in cui io pagavo una rata di un tot al mese, e questa rata scende a essere pagata ogni 28 giorni? Vi faccio notare che in questo modo, se a me restano da pagare, non so, 3 anni di finanziamento, non sono più 36 mesi, sono 36 cicli di 4 settimane. Sono meno, e se è meno tempo, si suppone che se io vado a chiudere un finanziamento in meno tempo devo pagare meno interessi, dovrebbe essere rimodulata la rata. Che cosa succede in questo caso? Succede che mi vengono ricalcolate le rate? Succede che le rate del telefono, dello smartphone, vengono emesse a parte con un altro bollettino? Se io ho un abbonamento di telefonia mobile in cui è previsto il pagamento della tassa di concessione governativa, la tassa di concessione governativa è imposta dallo Stato, e sono 5,16 € al mese solare, cosa succede? Viene moltiplicata per 12 e divisa per 13 per calcolarla sulle 4 settimane di ciclo? Personalmente
non trovo questa variazione particolarmente discutibile. Quello che trovo particolarmente discutibile è questa manovra di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile in Italia di aver non inventato il mese corto, ma di essersi inventati la tredicesima per loro. Continuiamo a offrire lo stesso servizio di prima, ma invece di guadagnare 12 canoni all'anno, guadagniamo 13 canoni all'anno. Ricevevamo noi, lavoratori dipendenti, la tredicesima, adesso i nostri operatori di telefonia, che poverini non c'hanno soldi, si sono fatti la tredicesima anche loro, sulle spalle di noi poveri utenti. Io, sinceramente, sono piuttosto amareggiato. Come ripeto, sono piuttosto amareggiato dal fatto che piano piano tutti gli operatori siano arrivati a questo punto, piuttosto amareggiato dal fatto che sia applicata questa variazione anche ai contratti in essere. Sono amareggiato dal fatto che le autorità di controllo, che dovrebbero vigilare, che dovrebbero prendere seri provvedimenti, latitano, e sono molto amareggiato da come TIM ha fornito questa notizia con un piccolo trafiletto sulla terza pagina dell'ultima fattura. Anziani, pensionati, che non ci fanno caso a queste cose, si trovano a pagare un canone in più all'anno senza nessun motivo apparente. TIM ci dice «per adeguarci alle sopraggiunte nuove condizioni di mercato». E quali sarebbero? Quella che, siccome gli altri operatori guadagnano la tredicesima senza fare nulla, volevate la tredicesima anche voi? Voi che cosa ne pensate? Parliamone! Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di RivioTR. Non mi venite a dire «passa con un altro operatore», perché non mi interessa, non è questo il punto del dibattito. Il punto del dibattito è «tanto tutti gli altri operatori hanno già fatto questo passaggio». Voi eravate a conoscenza di questa cosa, siete clienti TIM e non ne eravate a conoscenza? Avvisate anche i vostri amici, i vostri parenti, i vostri nonni che eventualmente hanno la linea TIM. E vi ricordo, se vi sono stato utile almeno in questo, di fare pollice in alto, di condividere questo vlog con i vostri amici, con i vostri parenti, con chi è a TIM, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. A differenza dei contratti di telefonia, questo è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto, e quello dura anni, non in cicli di 4 settimane. Vi ricordo inoltre che se vi iscrivete anche al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Che altro aggiungere? C'è una grande amarezza. E beh, comunque, grazie, come sempre, per essere arrivati in fondo al vlog. Ciao a tutti! E ci vediamo alla prossima!